Esperimento secondo me riuscitissimo, anche se ricorda i famosi film ad episodi degli anni 60. Oggi Danilo Villani ci racconta 100 di questi anni. La commedia a episodi girata per il centenario dell'Istituto Luce, presentata in prima assoluta alla Festa del Cinema di Roma. Continua a seguirci per sapere tutto quello che succede alla Festa del Cinema di Roma. 2024 è un anno di centenari. Primo fra tutti è quello della nascita di Marcello Mastroianni, al quale è giustamente dedicato il festival. È il centenario della radio pubblica ed è il centenario dell'Istituto Luce, questo ente morale, nonostante il nome istituto, che fu creato nel 1924 appunto da Benito Mussolini in persona, fu un fortissimo strumento di propaganda del regime fascista durante gli spettacoli cinematografici. Per onorare l'Istituto Luce, alcuni artisti italiani, fra cui Claudia Gerini, Edoardo Leo, Michela Morozzi, Massimiliano Bruno, hanno deciso di fare degli episodi, ecco, chiamiamoli gli episodi, avvalendosi dell'immenso archivio, un archivio stratosferico dell'Istituto Luce, per mettere alla berlina letteralmente i vizi e le virtù odierne, quindi servirsi del passato per descrivere il presente. Esperimento secondo me riuscitissimo, anche se ricorda i famosi film ad episodi degli anni 60, tipo i mostri, i nuovi mostri che uscì negli anni 70. Si mettono a nudo certi canoni che dominano la nostra esistenza odierna, quali la bellezza, il food, la cucina, il matrimonio e l'indissolubilità della coppia. E soprattutto, molto molto toccante, l'ultimo episodio che è dedicato all'amore per il cinema. E non voglio fare pubblicità adesso, ho preferenze. Un episodio diretto da Massimiliano Bruno che tratta la vita delle comparse, i cosiddetti extra, che sono parte fondamentale delle produzioni cinematografiche. Io non so adesso che distribuzione avrà quest'opera, ma spero che abbia veramente la facoltà di colpire gli spettatori futuri, anche perché dimostra che il cinema non muore, non muore mai. Lo devo dire perché è un onore per noi romani che questo auditorium sia stato intitolato ad Ennio Morricone. Per noi è un motivo di orgoglio e di grandissima soddisfazione.